Grazie per l'opportunità, dirigente. Un saluto ovviamente al signor Questore e a tutto il suo staff per questa giornata formativa, quindi non solo di presentazione del calendario, ma per quanto mi riguarda, diciamo, è stata molto formativa, anche perché si apprendono in questi momenti le diverse sfaccettature di un mestiere che non sempre viene visto nel modo giusto. Lo diceva prima la dottoressa, più che un saluto, lo ricordava prima il questore, loro dovrebbero essere visti, e metto questo condizionale perché dobbiamo uscire fuori anche da un po' di ipocrisia che spesso ci accompagna nel quotidiano, come delle persone che invece stanno dall'altra parte. Invece, se impariamo a sfruttare quelle che sono le loro competenze e proviamo invece a collaborare fattivamente come se fossero, diciamo, delle persone che viviamo nel quotidiano, non perché hanno semplicemente una divisa, ma perché quella divisa la portano, la indossano come spirito di servizio. Ecco, una cosa che io ho imparato in questo anno, frequentandoli un po' più attivamente anche per il ruolo che rivesto, è che loro non parlano mai di lavoro, non vanno mai al lavoro, ma parlano sempre di servizio. Ecco, se ci provate a pensare un attimino nel pomeriggio, provate a fare questa riflessione e analizzate un po' questa parolina che sembrerebbe, diciamo, una cosa tanto per... viene spesso utilizzata nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato. Sentirlo dire invece da chi dà la vita nel quotidiano e quindi non va a lavorare perché ha bisogno di lavorare, ma lo fa appunto per spirito di servizio, è un qualcosa a cui ognuno di noi dovrebbe, diciamo, farci riflettere. Ed è proprio in quelle circostanze che abbiamo la necessità di avere tanti poliziotti, e i tanti poliziotti possiamo essere noi, perché loro sono un numero limitato. Noi invece abbiamo occhi dappertutto, soprattutto nella nostra città, soprattutto a centinaia di metri, diciamo, da questo istituto, soprattutto nelle ore notturne, quando alcuni, e fortunatamente è una piccola minoranza, si prendono, diciamo, la briga di poter mettere sotto, ecco, qualcuno dei vostri colleghi, dei vostri amichetti. Quindi da questo punto di vista, se vogliamo veramente raccontare un territorio diverso, non bastano loro, dobbiamo essere noi a provare a collaborare con loro. Mi sentivo di dire queste cose perché siamo dentro un istituto scolastico e quindi non voleva essere solo un indirizzo di saluto, ma provare, ecco, a dare un qualcosa, diciamo, in più rispetto a quello che è un semplice saluto istituzionale. Grazie.